Salve a tutti e bentornati qui su Dr. Cinema. Prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivate la campanella in maniera tale che potrete rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, altrimenti YouTube non invia nessun segnale, quindi attivate la campanella. Detto questo, prima di iniziare, sigla e poi partiamo. E allora, bentrovati in questo nuovo video. Vi siete iscritti? Avete attivato la campanella? Adesso vi invito a seguire questo nuovo video. Non parlerò di un film nello specifico, non andrò a fare nessun tipo di recensione, ma voglio nuovamente illustrarvi un cofanetto che ho acquistato nel recente passato, perché più o meno un mesetto fa mi è arrivato. Ho colto tra l'altro un'occasione importante per quanto riguarda il prezzo, perché era presente comunque ad un prezzo sufficientemente in grado di invogliarmi, quindi l'ho acquistato. Vi mostrerò cos'è. Cercherò di fare quindi un unboxing un po' come ho fatto anche appunto per lo scorso video. In questo caso, però, ho cercato di in qualche modo migliorare anche la stabilità dell'inquadratura. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi parlerò di quello che è il cofanetto del Signore degli Anelli, della trilogia del Signore degli Anelli in versione estesa, un cofanetto che secondo me merita molta, molta attenzione. Quindi adesso avremo un cambio di inquadratura e poi ritorniamo qua per trarre le conclusioni. Adesso. Ed ecco qui il cofanettone del Signore degli Anelli. Devo dire che è anche abbastanza pesante, ve lo garantisco. Tra l'altro, chiaramente dal video non si percepisce, ma le scritte, ma anche quelli che sono gli ornamenti, sono in rilievo. Questa è la parte laterale, quindi con i titoli dei tre capitoli, e poi dietro c'è anche il simbolo, ve lo garantisco, è in rilievo, non si percepisce, però è in rilievo. Andandola ad aprire, abbiamo la presenza di quella che è una delle, diciamo, un'immagine celebrativa con i protagonisti tra i più importanti della saga, e abbiamo la presenza anche della Terra di mezzo, la mappa che illustra quella che è la Terra di mezzo, e all'interno non abbiamo più niente, abbiamo i tre blocchi di quelli che sono chiaramente i tre capitoli della saga, di quella che è la trilogia. Quindi abbiamo la Compagnia dell'Anello, le due torri e il Ritorno del Re. Per ciascuno, ovviamente nella parte retrostante, abbiamo la presenza delle specifiche, quindi abbiamo due Blu-ray chiaramente con quelli che sono con quello che è il film nella sua versione estesa. Poi abbiamo tre DVD all'interno dei quali abbiamo i vari contenuti speciali del film. Chiaramente, quindi con la copertina nella parte antistante. Andandola ad aprire, abbiamo la classica struttura al libro, con la presenza quindi sia dei DVD che dei due Blu-ray, primo e secondo, e poi all'interno abbiamo anche un librettino, La Compagnia dell'Anello, chiaramente, quindi in italiano, e all'interno ancora abbiamo una sorta di mappa concettuale di quello che è il menu del Blu-ray e quello che è il menu anche dei DVD. Chiaramente anche con dei brevi testi riguardanti la versione estesa e quelli che sono i capitoli dei Blu-ray, e un'altra mappa concettuale anche dietro. Abbiamo qui. Quindi sono due sorte di mappe concettuali nella guida ai menu principalmente, quindi sia di qui che di qua. Questo chiaramente si va a ripetere anche per gli altri due capitoli, quindi abbiamo le due torri. Anche in questo caso con la presenza della prima parte, della seconda parte, della versione estesa, e poi con i DVD, nei quali invece abbiamo la presenza dei contenuti speciali. E anche in questo caso abbiamo il librettino, le due torri, all'interno del quale è possibile andare a trovare quelle che sono le mappe concettuali dei menu, sia da questa parte, quindi con quella che appunto è una delle prime mappe, e con la seconda mappa invece dietro. Eccola qua. E anche in questo caso abbiamo la suddivisione delle varie parti dei vari DVD e anche una breve descrizione di quello che si può trovare nei vari dischi. Quindi altro libretto delle due torri. E completiamo chiaramente lo stesso discorso, anche vale con quello che è il Ritorno del Re. Abbiamo i due Blu-ray e i tre DVD con quelli che sono i contenuti speciali, chiaramente tutte le caratteristiche del film, struttura al libro che si ripete, di niente di particolare, quindi la struttura si ripete anche in questo ultimo cofanettino, e quindi anche qua breve accenno a quello che è il contenuto presente nei dischi, divisione in capitoli e mappe concettuali. Quindi una struttura secondo me anche abbastanza interessante, quella delle mappe concettuali, per quanto riguarda l'identificazione dei contenuti, perché ci si può orientare facilmente senza dover andare per forza a spippolare
tra le varie sezioni, quindi ci si può orientare e si può andare subito a vedere quello che interessa. Quindi questo era il cofanettone del Signore degli Anelli, questa edizione speciale con le versioni estese dei film e con quello che la quantità maggiore possibile dei contenuti speciali che io ancora onestamente non ho visto in maniera completa, scusate, quindi li vado ad inserire nuovamente in maniera tale che così possiamo ritornare all'inquadratura principale per trarre le conclusioni. Eccolo qui di nuovo. E rieccoci qui. Quindi questo era quello che vi volevo raccontare riguardo al cofanetto della versione estesa di quella che è la trilogia del Signore degli Anelli. Chiaramente stiamo parlando di un cofanetto in Blu-ray, non è l'ultimo, come dire, l'ultimo grado di quello che è la trilogia, perché ormai a disposizione c'è anche la trilogia in versione 4K, però personalmente in quella che è la mia collezione alle spalle troverete molti pochi 4K. Perché? Perché comunque non ho il lettore 4K. È vero, nelle confezioni, quelle che sono le edizioni 4K, è presente anche la versione Blu-ray in Italia, sempre, però sinceramente non avendo il lettore 4K, andare ad acquistare una edizione, magari anche più lussuosa, sicuramente anche più dispendiosa, per adesso non è che mi faccia incuriosire più di tanto, quindi ho preferito sempre puntare per adesso in tutte quelle che sono le mie edizioni alle spalle, sempre sui Blu-ray. Come upgrade ma massimo, in realtà alcuni 4K ce li ho, però soltanto perché davvero mi incuriosiva talmente tanto la confezione, mi incuriosiva talmente tanto l'aspetto che ho voluto acquistarlo lo stesso, ben consapevole del fatto comunque che all'interno ci potesse essere anche il Blu-ray. Quindi questa è un'edizione che io comunque vi consiglio di recuperare se siete degli appassionati del Signore degli Anelli, se siete degli appassionati di collezionismo, chiaramente, perché oltre chiaramente a quella che è la versione estesa dei tre capitoli della saga del Signore degli Anelli, potrete trovare una quantità davvero gigantesca di contenuti. Io ancora non li ho visti e non li ho visti tutti. In realtà qualche spezzone qui e lì lo conosco, ma davvero quello che c'è in questo cofanetto è oro colato, è una miniera d'oro. Avrete la possibilità di sbizzarrirvi. Infatti, oltre a quelle che sono i tre capitoli, davvero c'è qualcosa di inestimabile per quanto riguarda i contenuti speciali. Quindi un cofanetto che vi consiglio di tenere d'occhio, perché qualche calo di prezzo di solito c'è, quindi cogliete l'occasione nei vari store online. Io l'ho preso su Amazon, l'ho trovato ad un prezzo più che buono, come vi dicevo, e l'ho acquistato e l'ho aggiunto alla mia collezione. Quindi questo era quello che vi volevo raccontare riguardo al cofanetto della versione estesa della trilogia del Signore degli Anelli con appunto i contenuti speciali. Io vi invito innanzitutto a dirmi se voi l'avete comprato pure oppure se avete altre edizioni del Signore degli Anelli, altre edizioni Blu-ray, DVD, 4K, fatemi sapere, sono curioso, quindi scrivetemelo tra i commenti. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione che decidete ogni volta di regalarmi. Io vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, quindi attivate la campanella come vi ho detto all'inizio, in maniera tale che vi possano arrivare le notifiche da YouTube che altrimenti non vi farebbe arrivare nessun tipo di alert. Quindi attivate la campanella. Io vi auguro una buona continuazione di giornata. Noi ci becchiamo ad un prossimo video, ad una prossima video recensione o anche nella mia pagina Facebook, Dr. Cinema. Ci vediamo presto. Ciao a tutti.